Il tema ricorrente di questa giornata è crisi o non crisi. Crisi economica ha inciso o non ha inciso sul lavoro di quest'anno? Io credo che la lettura corretta sia che la crisi, probabilmente per chi ha idee chiare, per chi innova, per chi sa emozionare la clientela, è probabilmente un evento superato. Di fatto gli studi AIRAE ci dicono che nel corso del 2010 quello che ha realmente spostato i consumi sono stati gli effetti climatici. I differenziali di temperatura tra il 2009 e il 2010 hanno realmente creato, dal mese di aprile fino alla fine dell'anno, delle riduzioni importanti di consumo. Quindi in realtà il mercato sa reagire, siamo in una fase positiva. È vero, probabilmente la disoccupazione sta aumentando, però oggi c'è la voglia di una svolta, c'è la voglia di crescere. E chi sta crescendo nel mondo dell'Horeca? Sta crescendo chi ha la forza di portare messaggi nuovi, chi sa portare cultura. Se noi entriamo nei pubblici esercizi e vediamo la passione per il proprio lavoro, se vediamo veramente la voglia di costruire con il proprio cliente, con il proprio consumatore, vediamo che il lavoro funziona, che il business parte. La nostra esperienza in questo anno 2010 è stata di una crescita dei nostri volumi del comparto Horeca del 6% in volume, 7% in valore. Questa crescita è stata semplicemente dettata dalla voglia di innovare, proporre prodotti nuovi, proporre delle scommesse nuove e importanti con distributori che hanno saputo dare un servizio adeguato. E il servizio è il primo elemento per convincere poi anche l'esercente a proporre in modo adeguato il prodotto, birra e non solo birra, al consumatore finale. Io a volte mi sono chiesto, ma perché un pizzaiolo di Spacca Napoli, che probabilmente non ha un bellissimo locale, fa uno sforzo probabilmente anche complesso per fare una doppia lievitazione, si alza la mattina alle 6 per poter fare una pizza eccezionale, va a scegliere il pomodoro nella coltivazione, sceglie la qualità massima del proprio prodotto e poi magari trascura il beverage, trascura tutte le altre componenti del suo business. E quando vediamo che non trascura questo, vediamo che il business è florido, che il lavoro funziona e che il progetto va avanti. Credo che questo debba essere il messaggio. Impariamo dalle cose semplici a crescere e a portare avanti il nostro lavoro anche in questo comparto. E questo credo che sia il segreto per riuscire a portare avanti un messaggio adeguato e far crescere le nostre aziende.